Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo questa settimana la vicenda umana, affettiva e culturale di Saffo. Saffo che, dopo aver vissuto anni in esilio nel VI-VII secolo a.C., torna nella sua isola originale, la sua isola di Lesbo, e a Mitilene fonda un tiaso. Un tiaso che cos'era? Un tiaso era un'associazione di tipo cultuale, non culturale, ma cultuale, legata a un culto. E il culto era il culto delle muse, il culto delle Cariti e il culto di Afrodite. Ecco, il culto dell'amore, il culto della bellezza. Lei, Saffo, donna sposata, donna con una figlia di nome Cleide, che aveva dato alla luce il nome della madre, che si chiamava anch'essa Cleide, è una donna molto colta, molto al di là di quello che è lo standard femminile dell'epoca, una donna che conosce molto bene Omero, lo conosce a memoria, ne conosce i canti, ne conosce la metrica, è una donna che quindi raduna sotto il suo tetto una serie di giovani, giovani che vengono non soltanto da Mitilene, ma giovani che vengono un po' da tutta la Grecia, vengono dalla Ionia, vengono dall'Eolica, vengono dalle zone anche più lontane della Grecia. Vengono lì perché sanno che a casa di Saffo troveranno un'educazione, che le inseg che insegnerà loro a filare, che insegnerà loro a ricamare, che insegnerà loro a suonare gli strumenti musicali, a danzare, ma che insegnerà loro anche poesia, anche coscienza civile, anche coscienza etica. Quello che le donne cercano a Mitilene, quello che le donne cercano nel tiaso di Saffo è un posto, una dignità. Un luogo dove in qualche modo poter essere se stesse. Nel tiaso di Saffo non ci si rinchiude, si sta alcuni anni per essere formate. E poi si prende il volo, si ritorna a casa, ci si sposa, si diventa madri di famiglia, si diventa donne significative per molti uomini dell'epoca, si diventa classe sociale, classe dirigente per tutta una nomenclatura di persone che è destinata a guidare il popolo in situazioni e conflitti molto diversi e molto vari. Ecco, Saffo quindi è molto oltre la leggenda. Il tiaso di Saffo non è un luogo dove le donne si rinchiudono e in qualche modo cercano la loro emancipazione, ma è un luogo dove le donne si formano, dove le donne vanno per apprendere, dove le donne vanno per contare qualcosa, per tornare ancora più donne, ancora più femmine. Le donne che escono dal tiaso di Saffo non sono donne che potevano fare la guerra, non sono donne che potevano comandare domini politici, sono donne che diventano mogli, che diventano madri e che lo fanno però in una maniera, con una cultura, con una delicatezza, con una dolcezza che in qualche modo le rende uniche. Il metodo educativo di Saffo diventa quindi essenziale. È importante capire che cosa rendeva queste donne così interessanti, così uniche. Lo scopriamo qui, lo scopriamo a Storie, domani.